Quello di ieri per il campione olimpico Gianmarco Tamberi è stato il salto in alto più importante della sua vita. Un salto rivolto al presente e al futuro percorso insieme alla donna che ama e che ha deciso di portare all'altare. Sposa bagnata, sposa fortunata, dice un noto detto, perché ieri, nella cornice di un'uggiosa ma quanto mai meravigliosa villa imperiale, si è celebrato il matrimonio tra Gimbo e la sua Chiara. Alle 17 però, un'ora prima della cerimonia, le nuvole e la pioggia hanno lasciato spazio ad uno spiraglio di luce, regalando tutto ad un tratto quella magia che un matrimonio voluto e desiderato da tempo come il loro non poteva non avere. Quella di Pesaro e di Villa Imperiale è stata una scelta facile per i due anconetani che, sorpresi dall'incanto dell'antica residenza degli Sforza, non ci hanno pensato due volte. 13 anni insieme prima di dirsi sì per sempre, davanti agli occhi commossi e felici di 200 amici e familiari che ieri pomeriggio alle 18 li hanno accompagnati in questo congiunto passo importante. Emozionati anche i tanti campioni dello sport invitati al matrimonio, da Bebe Vio a Filippo Tortu, dal presidente del CONI Malagò a Marcel Jacobs. Da tantissimi anni che va avanti, lei lo segue ovunque, si vede che sono super uniti, sono veramente contento. Sono contentissimo per Gianmarco e Chiara e naturalmente li conosco da una vita e sono emozionatissimo anche io per questa bellissima giornata. E aspettiamo i figli perché promettono bene, molto. Arrivederci. Com'è andata l'Excelsior? Ha dormito bene? Perfetto, dice il lode. Tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, all'altare c'era anche il sindaco Matteo Ricci, che indossando il tricolore ha celebrato il rito civile tra chi il tricolore solitamente lo porta sul petto e la sua amata. È un grande campione, è un campione conosciuto in tutto il mondo, che porta i colori dell'Italia, porta a gloria i colori dell'Italia e che ha scelto Pesaro per sposarsi, ha scelto Villa Imperiale, uno dei posti più belli che abbiamo, quindi come ha raccontato in questi giorni si è innamorato insieme alla moglie di questo luogo e noi siamo molto contenti perché è un posto straordinario, quindi molto, molto contenti che un campione marchigiano abbia scelto le Marche, molto contenti che abbia scelto Pesaro, per me è un onore poter celebrare il matrimonio. Ci siamo conosciuti soltanto una volta al Final Eight a Pesaro, quando lui ha aperto le Final Eight, ma solo in quell'occasione ci siamo parlati, però un ragazzo molto molto gioviale, molto alla mano. Poi io cercherò di fare un mio saluto finale con la città, credo che gli abbiamo portato una ceramica di Rossini, come in genere facciamo in alcune circostanze, quindi come regalo della capitale della cultura avrà la ceramica di Rossini.